5 a Cremona alla palestra del centro sportivo Barbieri. Comunque è 3 anni che questa organizzazione non porta più una manifestazione in città. L'ultima è stata fatta il 27 di novembre, mi sembra, del 2007, sempre al Pergoletto, e come al Pergoletto, che è il vecchio nome, al centro, al palazzetto dello Sport Bertoni, scusate, il 4 dicembre si tiene questa manifestazione, che è suddivisa in 2 parti. Una parte prettamente agonistica con le eliminatorie che inizieranno alle 10 del mattino, penso si concluderanno alle 18, e poi alle 20 partono le finalissime di alcune categorie, tanto perché il pubblico normalmente è più affascinato dalla fase dimostrativa. Difatti qui a Crema organizziamo il Budo Kusai, che è la festa della virtù marziale, tradotto letteralmente in giapponese, un pochettino sull'onda di quello che avviene il 29 aprile a Kyoto al Budo Kuden, in quanto l'Ukida è l'organizzazione italiana riconosciuta dal Nippon Budo Kukai, oltre che dal Nippon Karate Do Kyokai. Non sto a tediarvi perché abbiamo fatto un piccolo così pamphlet raccogliendo un pochettino di taglia e incolla un po' di che cos'è l'attività dell'Ukida. 25 anni certamente non sono un punto di arrivo per un'organizzazione, però credo che sicuramente nel mondo marziale, dove a volte è più facile apparire quelli che nella realtà non si è, credo che il discorso dell'Ukida sia molto importante. Su 2 aspetti. Uno, l'aspetto professionale e non professionistico della situazione. Professionale, devo dire che dal punto di vista indicativo è nella certificazione e nel marchio registrato, e sicuramente, permettetemelo, anche dei patrocini che questa manifestazione per il 25esimo ha ottenuto. Senza voler sottacere niente nel rispetto di ognuno, come possono essere il Comune di Crema, che giustamente deve patrocinare ogni manifestazione che si svolge su questo territorio, la provincia di Cremona, la regione Lombardia, però voglio dire, i patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Ambasciata del Giappone in Italia e della Fondazione Italia-Giappone, oltre che del Nippon Karate Do Kyokai, che è l'associazione giapponese di Karate Do, credo che individuino sufficientemente il prestigio della manifestazione. Manifestazione che, come stavo dicendo, dividiamo in 2 parti anche il giorno 4 dicembre. Non tanto perché ci sia una parte più importante e una meno importante. La parte agonistica non ho bisogno di dirlo a voi che vedete moltissime manifestazioni anche di carattere sportivo. La gente ovviamente predilige quella dimostrativa rispetto a quella agonistica, perché se in un confronto agonistico non c'è una tensione eccessiva, la gara di karate non è similabile alla gara della box, di conseguenza, voglio dire, anche perché il controllo nel karate è la condizione sine qua non per la pratica di questa disciplina. Alla manifestazione della sera abbiamo fatto un orario alle ore 20 con accesso del pubblico alle ore 19, anche un po' per agevolare, diciamo, le giovani leve, siccome molti ragazzi giovani, per non restare chiaramente in giro con i genitori fino alle 11, quando di solito si protrae una manifestazione, pensiamo di cominciare come nella passata edizione puntualmente alle ore 20 e di media alle ore 22 avremmo concluso, diciamo, tutte le operazioni, un po' come il cinema, ecco, la prima, voglio dire, la prima proiezione. Naturalmente ho detto con accesso del pubblico, allora senza voler fare della facile pubblicità o del facile pietismo, devo dirvi che l'Ukida da sempre ha preso come indirizzo, voglio dire al 98%, il fatto di dare in beneficenza l'incasso della serata dimostrativa. Normalmente con gli sponsor si riesce, con gli amici più che con gli sponsor, a chiudere quelle che sono le necessità, anche se in questa parte di manifestazione è stato veramente difficile dato il periodo e non abbiamo comunque chiuso, anche perché avremo ospite una delegazione palestinese che viene da Gerusalemme Est, degli amici inglesi, degli amici tedeschi. E purtroppo siamo in attesa, permettetemi questo inciso, di un gruppo di amici pakistani dove io sono stato,
e che stiamo avendo un milione di difficoltà per avere il visto nonostante tutte le dichiarazioni, in un paese dove, non ho bisogno di dirlo a voi, entrano di tutto e di più. Forse conveniva dire agli amici pakistani di venire qui non in regola, ma tanto come stavano. Ecco, il consolato di Karachi, sicuramente adducendo delle scuse di fattore terroristico, sta mettendo dei grossi bastoni nelle ruote. Peraltro devo dire che la persona che doveva venire qui, lui è un poliziotto, questo naturalmente non lo assolve da tutto, però sicuramente in questo ambito. Il padre peraltro è un membro dell'alta corte di giustizia del Pakistan, ecco, compatibilmente. Comunque abbiamo solo questo problema. Comunque, indipendentemente da questi fattori, chiamiamoli così, di visto, sarà una grande festa. La festa tecnica, con solo le finalissime alla sera nelle categorie adulti, e la fase dimostrativa, nella quale ci saranno dimostrazioni di karate, dimostrazioni di spada, dimostrazioni di kung fu, dimostrazioni di aikido, dimostrazioni di jiu-jitsu, dove intervengono dei maestri, chiaramente oltre all'amico palestinese, il maestro Osama al-Sharif, che è il presidente della Federazione Palestinese di Karate Do, interverrà anche Terry Wingrove, che è stato il fondatore e uno degli artefici del karate inglese nel 1952 o 53 o 51, in una data di questo genere. La domenica mattina invece la manifestazione avverrà qui alla sala dei ricevimenti, diciamo un po' così, proprio la festa un po' dell'Ukita. Devo dire che non sarà una festa dove ci premiamo tutti e tutti siamo contenti, è una festa, diciamo così, un pochettino selezionata nelle premiazioni da parte di quei maestri che hanno superato almeno 15 anni di attività con l'Ukita, e verrà consegnato un attestato anche a quegli associati che nel karate abbiano mantenuto il tesseramento almeno per 10 anni consecutivi, che nel karate, voglio dire, nelle arti marziali è un record sufficiente.